Io ringrazio l'amministrazione comunale di Balestrate, il sindaco, così come le altre amministrazioni comunali, gli altri sindaci e le sindache della Sicilia, perché si stanno unendo a questo grido di dolore che si alza da tutti i ceti produttivi, lavorativi, pensionati del nostro territorio. Per la prima volta tutte le organizzazioni, con in testa la CNA, mi permetto di dire, si sono uniti per manifestare in maniera democratica rispetto al caro bollette. Il 7, così come stanno cogliendo questa nostra iniziativa democratica i sindaci della Sicilia, penso che a Palermo dobbiamo manifestare tutto assieme, unite nella diversità di ruolo, di funzione, perché il problema del caro energia è un fatto che sta colpendo imprese, sta colpendo lavoratori, pensionati. Il rischio è quello che possa avvenire una bomba sociale. E noi diciamo: chiudiamo giorno 7, riuniamoci a Palermo, perché se non dovessimo fare una prima iniziativa importante, il rischio è che non riapriremo più. Io volevo ringraziare, intanto saluto il sindaco, mi dispiace che non sia presente al consiglio, perché lo ringraziare per la concessione dell'aula, e ringrazio soprattutto gli associati, quasi parecchi, imprenditori e tutta la cittadinanza, perché tutti dobbiamo essere uniti di fronte a un problema spinoso che è quello del caro bollette e caro energia, che influisce sui costi, sui nostri costi quotidiani di tutti, direttamente e indirettamente. Direttamente perché arrivano queste bollette ormai stratosferiche e quindi ci colpiscono direttamente come spesa familiare, ma anche indirettamente perché il costo dell'energia si percuote poi su tutti gli altri costi, e conseguentemente quindi abbiamo problemi, grossi problemi di inflazione, quindi riduzione del nostro potere d'acquisto e impoverimento delle famiglie. È importante aderire come pubblica amministrazione, come comuni, all'iniziativa portata avanti dalla CNA ed essere presenti in tanti giorno 7 novembre a Palermo, perché il caro energia è un tema che riguarda tutti, riguarda noi come singoli cittadini, chiaramente riguarda i comuni. Come ANCI abbiamo richiesto 1 miliardo di euro per compensare gli extra costi che ci sono stati e ci saranno ancora per quanto riguarda l'energia. Dobbiamo provare ad uscire da questa spirale che si è innescata, e dobbiamo essere tutti uniti, tutti far sentire la nostra voce a tutti i livelli, perché è assolutamente fondamentale per provare a continuare a garantire quei servizi essenziali che le comunità si attendono.